tutto insisto a parlare di si può fermare un secondo se no casco, rimodulazione del PNRR, no? Soprattutto sotto il progetto. Tecnicamente che cosa vuol dire? Beh, vuol dire per esempio il caso specifico è stato quello anche citato da Renzi, appunto dello stadio di Firenze. Cioè se dei fondi erano stati improvvidamente allocati da qualche parte non corretta, metterli da qualche parte più corretta penso che potrebbe essere utile per tutti. C'è la questione degli asili nido però no, all'interno di questi progetti, quello non mi sembra paragonabile allo stadio. No, certo, certo che no. Allora perché si rimodula anche su quella voce? Ma attenzione, non è ancora stato deciso nulla, non è che uno dice. No, cioè, è inutile che parliamo di. Perché poi ognuno c'ha. Il ministro, perché poi ognuno c'ha sempre la sua cosa che è più urgente rispetto a un'altra, no? Poi la politica è fare scelte. Siamo agli sbocci, no? C'è uno stallo in fondo con la Commissione Europea, forse era meglio la linea della Lega, cioè restituire dei fondi che piuttosto che spenderli un po'. Io tutto quello che dovevo dire su sto tema l'ho detto. Il problema è sempre che sono soldi a prestito. I soldi a prestito vanno spesi per cose utili. Perché se no, altrimenti, capisci, se uno mi dà dei soldi così e dice guarda, entro fine mese devi spendere, se no li perdi. E vabbè, allora prendo anche come da masticare. Se sono robe a prestito che poi deve restituire qualcun altro, è meglio farlo bene. Penso che il governo abbia capito il meglio. Senta, è un conto lo stadio. Ma bisogna vedere quali sono quei progetti, immagino io, che verranno realizzati nei tempi previsti. Voi immaginate, no, che c'è il 60% dei progetti del PNRR passano dai comuni. I comuni non certo per colpa loro, è evidente, sono in difficoltà perché negli anni le politiche di austerity li hanno privati delle competenze necessarie per intervenire, e quindi si stanno facendo la valutazione perché si vedrà quali sono le opere che si riescono a realizzare nei tempi piuttosto che altre. Questo è il lavoro che sta facendo il governo, sono polemiche sterili. Noi insistiamo sul fatto che occorrano spendere le risorse per progetti che sappiamo che andranno realizzati entro i tempi previsti, che mi sembra che sia la cosa più normale e di buon senso che si possa dire, e soprattutto inattaccabile. Ciao. Grazie. Ciao a tutti. Ciao.